Allora, era importante soprattutto confermare la vetta della classifica, anche perché confermare voleva significare tanto in una partita anche abbastanza delicata, nonostante fosse un testa coda. Jacopo Mugnaini. Sì, stiamo bene, stiamo facendo una buona parte del campionato, però dobbiamo continuare così, testa bassa, e dobbiamo lavorare. Allora, sapevi o sapevate già che il mister avrebbe fatto sicuramente il cosiddetto turnover, eh? In campionato le cose stanno andando bene anche in Coppa. Qualche prova l'aveva provata a fare anche martedì, però forse per lui questa era molto più importante. Sì, comunque sono anche le partite così contro le ultime in classifica che vengono col coltello fra i denti e potrebbero impiccarti il campionato. E quanto è importante a questo punto, quando si viene chiamato in causa, poi il tuo collega, tra l'altro lo sappiamo, è alle prese con una forte bronchite, non ce ne voglia, ma anche tu sicuramente hai fatto tifo, tra virgolette, per giocare questa partita, ti sei presa una bella responsabilità. Sì, volevo giocare questa partita perché rientro oggi da 3 settimane di stop e ci tenevo a giocarla e a fare una buona prestazione. Bene. Mister, allora c'è un debuttante, un altro che però purtroppo resta in infermeria, è un guaio piuttosto grosso, perché stiamo parlando di un under molto interessante e molto parlato nel corso del futsalmercato. Dragosci purtroppo ha riportato un grave infortunio. Sì, intanto buonasera e faccio gli auguri a Jacopo, ha fatto il compleanno, e anche a te Daniele. E io infatti volevo dedicare questa partita e questa vittoria a Egres, che per noi è un ragazzo fondamentale, importantissimo all'interno del gruppo, non solo tecnicamente ma anche umanamente. E aspettiamo ancora l'esito della visita con il chirurgo ortopedico, ma la risonanza non dà segnali positivi, non ci facciamo la testa, dobbiamo aspettare ancora un pochino, ma sembra che l'infortunio sia abbastanza grave. Gli facciamo i nostri migliori auguri, lo aspettiamo in campo e cercheremo di portare avanti questo campionato nel modo migliore, anche aspettando il suo rientro. Quindi, mister, ormai lo United Pomezia è sulla bocca di tutti, vuoi perché in campionato non ne sbaglia una, almeno dopo 4 giornate è in testa alla classifica, punteggio pieno. Tra l'altro non sbaglia neanche in Coppa. Adesso ci sono 2 fronti molto importanti. Si sa, quando arrivano questi impegni bisogna dosare le forze in maniera giusta. Sì, oggi io intanto faccio i complimenti ai ragazzi di Mister Arnaudi, perché comunque ho fatto spesso stagioni stando indietro a livello tecnico e anche fisico, quindi so che è complicatissimo, ma è da lì che poi si costruiscono le migliori squadre. Quindi intanto ti faccio i complimenti, perché hanno tenuto fino all'ultimo il campo, hanno provato a metterci in difficoltà col portiere in movimento e spesso l'hanno fatto bene, quindi gli faccio i complimenti. Dall'altra parte oggi abbiamo un certo tra l'altro punto... Io in cronaca l'ho più volte ripetuto, è una prerogativa del tecnico Arnaudi, quando ha un portiere che gioca bene con i piedi. Mugnaini sta sorridendo perché forse dice: forse dovrei provarla a fare anche io, mister. No, dall'altra parte ripeto, io oggi ho allargato, come ho fatto già in Coppa, ma non per l'avversario, abbiamo allargato un po' le rotazioni per permettere a tutti di poter dire la loro. E abbiamo tanti ragazzi validi, alcuni che stanno rientrando dagli infortuni, oggi uno era Andrea, purtroppo si è fatto espellere e dobbiamo migliorare questo. Stiamo quasi recuperando del tutto Richard Rozzi, oggi l'ho tenuto a riposo perché ha giocato martedì in Coppa, quindi non volevo fargli fare 2 partite attaccate, ma per noi è fondamentale anche lui. L'anno scorso ci ha dato una grossa mano per la vittoria del campionato, è rientrato Jacopo da un lungo infortunio, quindi ripeto, stiamo recuperando qualche pezzo. Anche gli under che sono stati chiamati in Coppa stanno facendo bene. A livello umano il gruppo c'è, dobbiamo solo continuare a giocare uno per l'altro, poi noi siamo una matricola e da matricola cercheremo di far impazzire tutti fino alla fine. Sappiamo che ci sono squadre attrezzatissime per la categoria, noi facciamo il nostro. Ecco, lo diciamo a questo punto perché è un po' un pensiero che, tra l'altro, lo vogliamo rimarcare, più volte in settimana vi ha dato fastidio. Noi non siamo qui per
ambire alla vittoria del campionato, noi pensiamo a giocarci le nostre gare gara dopo gara. Se saremo bravi alla fine dell'anno faremo i nostri, anche a noi stessi, gli applausi li riceveremo, però se saranno bravi più gli altri lo faremo allo stesso modo. No, ma è lo stesso discorso che abbiamo fatto lo scorso anno da matricola in C2, abbiamo testa bassa e pedalare, il motto è questo. Quest'anno è lo stesso discorso, noi siamo una matricola, abbiamo sicuramente giocatori formidabili per la categoria, perché insomma abbiamo giocatori che ci invitano un po' tutti, sono bravi, sia gli under che gli over. Sappiamo avere un impianto di gioco che si sta oliando piano piano, partita dopo partita, ma ancora dobbiamo crescere. Noi cerchiamo di vincerle tutte, cioè noi entriamo in campo per vincere sempre, poi se gli altri sono più bravi generalmente gli stringiamo la mano, l'abbiamo sempre fatto. Allora mister, è iniziato un mese, ormai è già la seconda partita di questo mese, c'è stata anche la partita di Coppa con Jacopo. Sembra che l'abbiamo voluto escludere da questa nostra chiacchierata, tra non molto però gli impegni almeno per te diventeranno ancora di più, perché oltre ad essere in prima squadra tu fai parte insieme a Conficconi della seconda squadra, la squadra giovanile under 21 di mister Di Melchiorre, che si appresta a praticamente a partire con la nuova stagione, quindi gli impegni per te saranno veramente tanti. Sì, si raddoppieranno. Io vorrò giocare con l'Under 21, anche se sto in pianta stabile con la prima squadra. Siamo una buona squadra, anche se siamo alle prime armi tutti insieme, e vedremo come andrà. La settimana prossima iniziamo e giocheremo per vincere. Bene, grazie a Mugnaini. Mister Lapidario, a questo punto come funziona questo rapporto con il tecnico Di Melchiorre? No, vabbè Fabio, a parte che è un carissimo amico e poi è un tecnico preparato, perché ha mangiato pane e calcio a 5 per tantissimi anni, è stato uno dei primi nazionali qua della zona, quindi purtroppo anche per lui spesso è stata la testa il suo limite. Ultimamente sta allenando con me settore giovanile, ha già allenato Under 21 anche a Pomezia, quindi sono sicurissimo del suo lavoro e so che saprà dare tanto a questi ragazzi. Chissà, io ho detto a tutti gli under, nessuno ha diritto a niente, tutti se lo devono conquistare, vale anche per gli over, quindi chi se lo conquista sta in prima squadra, e anche con l'Under 21 sarà uguale, per giocare devono conquistarsi il posto anche lì.